Non esistono uomini che non cercano il sesso. Ebbene, oggi mi trovo qua, cari utenti di YouTube, alle mie spalle una rete metallica e una siepe, per dirvi che cosa? Che secondo la mia opinione, in questo nostro pianeta Terra, non esistono uomini che non cercano il sesso. Che non amano il sesso, ok? Forse quelli che non cercano il sesso sono coloro che hanno problemi a livello intimo. Che significa? Chi per esempio ha il varicocele o varicocele, che dir si voglia, chi per esempio ha una fimosi, che può essere fimosi serrata e non serrata. Serrata è quando il pene non riesce a tenersi aperto nemmeno quando è flaccido, ok? Allora, in quei casi là gli uomini non cercano il sesso, ma perché sono impossibilitati, no? Però a livello cerebrale, a livello mentale, anche costoro, ma in quanto impossibilitati per motivi fisici, non possono di fatto avere dei rapporti intimi. Però mentalmente parlando, anche costoro, anche questi uomini, anche questi ragazzi, anche costoro che appartengono al genere maschile, hanno voglia di inzuppare il biscotto nella marmellata. Hanno la voglia, hanno il bisogno di inzupparlo, di infilarlo dentro, ok? Ora, quindi io vi chiedo e vi dico, quando sentite qualcuno che vi dice no, io sono probo, io non cerco il sesso, io il sesso lo ripudio. Io non sono un uomo che ama il sesso, per carità. Lungi da me, lungi da me. Vade retro sesso. Al posto che vade retro Satana, vade retro sesso. Ecco, puttanata. Lurida puttanata immensa. È una presa per il culo. Non è vero. Non ci credete. Perché quell'uomo stesso mente sapendo di mentire. Vi ha preso per il culo. Vi ha preso per i fondelli. Non è vero ciò che ha detto. Non è vero ciò che ha trasmesso attraverso la sua voce, va bene? Quindi io vi dico, non vi fidate, perché quello che quell'uomo vi dice è una balla cosmica, una balla mega galattica, perché non ci credo neanche se lo vedo, va bene? Ora, perché l'uomo è pisello centrico? Perché l'uomo è maiale? Perché l'uomo è voglioso di svuotare il reale augello, o meglio le reali palle? La risposta è molto semplice, perché purtroppo siamo attaccati all'ormone chiamato testosterone. Quando un uomo ha l'erezione, che è l'innalzamento del pene, diciamo così che metaforicamente parlando è finita, cioè perde, quasi azzardo a dire, ogni freno inibitorio, quindi ha voglia di fare sesso, ha voglia di fare l'amore, di inzuppare il biscotto. Va bene? Ora, io non ho, diciamo così, peli sulla lingua e vi posso garantire che io, essendo un uomo, anche io ho certe pulsioni, certi bisogni, certe necessità, ok? Però mentre io magari faccio una riflessione e mi autocontrollo, molti uomini non ci riescono e quindi sono costretti a ricorrere al sesso mercenario. Che significa il sesso mercenario? Al sesso dove tu paghi, dove tu dai soldi, dai pecuni ad una donna o ad una ragazza per andare a raggiungere il piacere intenso, il piacere massimo, chiamato orgasmo. L'orgasmo è di fatto, quel piacere più elevato che esista, che viene raggiunto da parte di un uomo nel momento in cui ha una forte eccitazione, che lo porta di fatto, a eiaculare. Questo è, va bene? Ora io quindi vi dico, non credete a quello che vi dicono. Io pensate che ho scoperto proprio pochi giorni fa, grazie ai social, che una persona che conosco molto bene, che non vi sto a indicare di chi si tratta, ovviamente per ovvie ragioni di privacy, si è sempre proclamata come persona proba, no? No, io non
non cerco certe cose, no, non, per me, diciamo così, il sesso è una cosa in più, non mi sognerei mai di farlo, non mi piace. Poi ho scoperto che da quella bocca sono uscite sì queste parole, ma da quella stessa bocca, attraverso i social, costui aveva fior fior di ragazze poco vestite, quasi tutte con il culo di fuori, quasi tutte con il décolleté che si vedeva, il décolleté significa il seno, ok? Addirittura una aveva quasi tutto il capezzolo che le si vedeva. Però questo è venuto da me a dirmi: no, caro Leandro, io sono un uomo probo, tu mi conosci bene, mi conosci da anni, no? Sai che io non cerco sesso, anzi io ripudio, aborro il sesso, come direbbe il buon Giampiero Mughini, no? Ecco, io credevo alle sue parole, ho detto, perché l'ho sempre visto come una persona precisa, proba, no? Proba, perfetta, non mai nulla di che. E invece, tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto, ho visto, ho constatato che costui, che codesta persona, in realtà mi ha mentito. Infatti, ho visto nei social pieno di ragazze, tutte svestite, di donne, tutte svestite, e lui che nei social ha tutte queste, scusate la volgarità, mignottelle, mignottine, ok? Ora io vi lascio riflettere, vi lascio mettervi nella condizione di compiere una riflessione giusta, prova, capire che non esistono, secondo la mia opinione, uomini che de facto, oggi come oggi, non cercano il sesso. Anche quelli che, anzi, soprattutto quelli che vi dicono: no, no, caro Leandro, no, no, carissimo Leandro, io non cerco il sesso. Io aborro il sesso, io il sesso non lo posso vedere. No, ma io sono una persona per bene, sono un uomo probo, per carità. Ecco, quello stesso uomo probo in realtà cerca sesso, va bene? Quindi non vi fidate. Io perlomeno lo ammetto, a me piace il sesso, sono sincero. Mi piace, lo adoro, è un'attività che mi piace. Dov'è il problema? Dove è il problema? Punto interrogativo. Non vedo problema, ok? Detto ciò, io vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate. Un saluto caro da Leandro, conosciuto italiano.